L'evento che celebra uno dei grandi geni dell'arte italiana, Raffaello Sanzio, un evento non solo italiano ma mondiale, alle Scuderie del Quirinale, un evento che ha superato mirabilmente anche la quarantena imposta dalle vicende del coronavirus e che si è aperto, come era, diciamo, da programma, una ressa molto calibrata, trattenuta davanti a quelli che sono le opere più belle del maestro Urbino. Raffaello Sanzio, morto giovanissimo, di cui appunto si celebrano i 500 anni e che vede rappresentate alle Scuderie del Quirinale oltre 200 opere provenienti da 52 fra gallerie e musei del mondo. È l'occasione per vedere quadri, opere mirabili dell'artista che mai avremmo potuto vedere e che ci consolano, no? Nella nostra capacità di acquisire elementi di bellezza in questo itinerario all'interno delle scuderie per il quale si sono prenotate, pensate, già 77.000 visitatori in prenotazione preventiva. Questo per dirvi di quanto l'evento è importante, di quanto la risonanza sia stata grande ed è per questo che abbiamo sentito la curatrice Marzia Faietta che ce lo presenta passo passo. Percorso che va in ordine cronologico inverso, però che vede anche sezioni tematiche e cronologiche allo stesso tempo, che vogliono dare un'idea dell'artista in quanto artista universale, non solo pittore, ma anche architetto, anche sovrintendente alle antichità, collezionista di antichità e tante altre cose. La facilità del linguaggio di Raffaello è tutt'uno con la sua capacità di far fronte a questa incredibile volontà di rappresentare il naturale, ma anche di riprodurre l'indicibile e l'invisibile. Chi volesse rendere personale omaggio a Raffaello Sanzio, che morì giovanissimo a 37 anni, venne seppellito nella Basilica del Pantheon, al Panto, dove ogni giorno una rosa rossa ricorda questi 500 anni passati dalla sua morte. Questo al Panto, come estremo omaggio al grande artista.